Che cosa c'entra questo?
Io non ho paura di voi. Soltanto che i miei genitori mi hanno sempre detto di stare lontana da gente come te. Ed è quello che ho fatto da quando sei arrivata in classe. Non è la prima volta che mi succede. Sai, mio padre sta cercando un lavoro e sono mesi che è alla ricerca di un lavoro. Come poliziotto lo faceva anche al nostro paese, a Yaroslav. Solo che hanno cercato di incastrarlo in dei traffici legali. Lui non ha voluto collaborare, quindi noi siamo dovuti venire qui nel tuo paese. Noi siamo delle brave persone, non c'entra nulla la nostra provenienza. Mi dispiace, ciò che dici mi fa capire che tutti i miei pensieri siano stati avventati. Ti ho giudicata senza sapere. Però purtroppo i miei genitori lo fanno spesso e mi è venuto naturale farlo. Sai, non sei l'unica che si è posta con me in questo modo. Qui non siamo visti proprio di buon occhio, sai. Tutti pensano che siamo dei ladri, ma non è fatto così, infatti. Mio padre non riesce proprio a trovarlo un lavoro. E poi per quanto riguarda i ragazzi, pensano che io sia una poco di buono. Pensano che l'unico scopo della mia vita sia quello di compiacere un uomo semplicemente perché sono russa. Ho anch'io dei sentimenti e non è giusto che nessuno li rispetti, solo per la mia provenienza. Io sono normalissima, sono esattamente come te e spero finalmente almeno tu lo abbia capito. Grazie. Grazie perché mi hai insegnato che bisogna andare oltre le apparenze. Sei stata l'unica che ha cercato di capirmi, anche se io ti ho sempre evitata, senza giudicarmi. Mi dispiace per come mi sono comportata nei tuoi confronti per tutto questo tempo. Spero tu possa perdonarmi. Ma certo che ti perdono, però adesso andiamo, che c'è mia madre che mi sta aspettando. E lo vuoi allora il passaggio? Con piacere. Thank you.